Ditemi quando sono in onda. Davvero, ditemi quando sono in onda. Perché mi guardi fisso e in mal sguardo? Perché? Forse ti sembro un idiota, vero? Sono in onda! Da quando? Di 2 minuti? Non credo, no, non credo. Non è vero. Stai scherzando, sai? No, sono. Stai dicendo sul serio? No, non credo. Stai scherzando, dai. Mi stai dicendo che da 3 minuti? Non credo. Va bene. Scusa. Il bello della diretta. Comunque, volevo intervistarci oggi il telegiornale della Notte News. News. Chius. Luns. Spion, come cazzo si dice? E come si dice? Come pazzo volevo dire, ma ha detto cazzo, ho detto di nuovo cazzo. Non posso dire cazzo in telegiornale. Ho detto di nuovo cazzo, ma mi smetti di dire cazzo. Cazzo. Ecco. Nonna scorreggina ha infestato tutta la città. Comunque. Tutta la città. Comunque. Che cazzo devo dire? Dammi un foglio, porca puttana. Dammelo. Aspetta, aspettate 2 minuti che mi dà un foglio. Porca puttaniera, non è questo! Il bello della diretta. Grande, sono messo in una macchina perché il laboratorio è stato sfasciato per nonna scorreggina. Certificato. Che cazzo è? Non mi dite che mi avete scritto in no, cosa devo dire? In un certificato medico, in una ricetta. Io questo giornale lo odio. Questo news, chius, cru, come cazzo di. Ho detto no, cazzo. Comunque è stato intervistato Servizio Sanitario Nazionale Regione. Non devo leggere questo, vero? Odio questo lavoro. È brutto della diretta. Da piangere. Devo leggere. Ah, qui? Sì, ecco. Posto. Si è stata intervistata che nonna scorreggina ha infestato tutta la città in furia di broccoli e piselli con un giacchè cocktail con fagioli d'arena più broccoli più acero più ketchup più maionese ha fatto diventare una bomba atomica, ma sta scoppiando, nonna scorreggino. Dici come succederà? No, dovremmo vederlo alla prossima puntata. Ecco, e adesso si vedrà. Ecco, si vedrà. Perché ho detto si vedrà? Mi avete rotto i coglioni. Sai che non posso dire coglioni. Ho detto coglione. Che cazzo sei coglione? Mi fai dire coglione? Ma sei un coglione. Porca Eva. Mi avete rotto i coglioni. Ma sono un. Porca puttana. Ho detto puttana per colpa di questo bastardo figlio di puttana. Figlio di puttana. Ho detto puttana, vero? Non ho detto di nuovo. Che cosa? Puttana. È stato intervistato anche un ciccio palla chiamato Batumba. Non un certo ciccione, ma si va a chiamare Batumba perché deve diventare ciccione, ma è snello. Larghezza 2 mm, lunghezza 10 metri. Quindi è un palo di luce con un filo di ramo. Quindi si troverà solo nei negozi più introvabili al mondo. Anche se un essere umano l'abbiamo fatto diventare un oggetto che non si può muovere, si muove e diventa plasticabile. Muore, si spezza la. È messo con 30 busti e. Avete capito il concetto? Ah, stanno vendendo preservativi analogici, antivirus e anti-AIDS, anti-ANRE e anche.
Avete capito? Preservativi. Ho detto No, scusate, dovevo dire sedativi. Mi sembrava preservativi. No, preservativo è una parola, no? Però è un po' volgare, giusto? Ecco, i sedativi. Sedativi fluidificanti per il rilassamento globale. E dobbiamo anche farvi vedere l'IMSS. L'IMSS ha fatto aumentare la trentesima, anche se non esiste, l'abbiamo fatto diventare. Prendi un euro in più, però deve aspettare 3 anni dopo 55 miliardi di anni di lavoro, se no non avrai la pensione. Quindi sei costretto a lavorare e morire. Anche se non ci arriverà. Chi ci arriva? Ma se ci arriva, si fa, si farà, si farà. Fidati che si farà. Ecco, in diretta c'è un temporale grande, grosso, una potenza. Faremo vedere al TG5. Perché non si fa vedere al TG5? No, questo è Gnonz. Come cazzo dice? Gnonz. Io è con Gnonz. Ah, passiamo alla diretta.